non ha molto valore dire che chi conosce Filippo D'Antonio si è rimasto sorpreso da questa mattinata, perché non è rimasto sorpreso, però quello di Dos Santos credo che sia il colpo di mercato dell'intero campionato. Ma è un ragazzo sicuramente importante per questa categoria, non solo per Teramo, credo che è un ragazzo che per lui parlano quello che ha fatto il suo curriculum, quello che ha fatto nel passato. Siamo veramente molto felici e anche per certi aspetti sorpresi, perché il ragazzo non ha mai dubitato di venire alla piazza di Teramo, e la cosa che mi ha sorpreso ancora maggiormente è che al momento della trattativa, abbiamo iniziato la trattativa soltanto quando aveva già manifestato l'idea di venire a Teramo, quindi prima ancora di parlare dell'aspetto economico aveva detto io voglio venire a Teramo, quindi questo per me è una cosa, assume un valore importante. Tutti gli altri ragazzi che sono venuti sono tutti mentalizzati proprio al sacrificio e al lavoro, perché qui sappiamo che Teramo partirà sicuramente ai nastri di partenza come protagonista, però sappiamo pure che il lavoro del campo e l'umiltà ci devono contraddistinguere, perché è un campionato difficile dove troveremo tante insidie. Però oggi non che non eravamo con gli altri che erano arrivati, perché tutti i giorni ci hanno rallegrato con gli arrivi, però Dos Santos credo che sia un po' il colpo di mercato del... Sicuramente lo è, nel calcio in genere gli attaccanti sono i veri colpi di mercato, quelli che accendono le folle, diciamo, no? Cosa manca per chiudere il cerchio? Ma abbiamo ancora in animo di completare la rosa con due o tre figure importanti. I direttori stanno lavorando alacremente proprio per cercare di averli prima dell'inizio della preparazione di lunedì. Se così non fosse, aspetteremo qualche giorno, perché fino ad ora tutti gli obiettivi di mercato li abbiamo centrati, quindi ci vuole un pochettino di pazienza. È logico che se cerchiamo giocatori che hanno richieste con categorie superiori, un pochettino di tempo ce lo vuole, però diciamo che abbiamo dei feedback veramente positivi. La piazza di Teramo sicuramente è un brand che piace a tanti calciatori e questo ci inorgoglisce, e poi il lavoro che stiamo facendo credo che è stato apprezzato anche dai calciatori che arrivano, che non hanno alcun dubbio a sposare la maglia del Teramo. Ultima annotazione, questa sì, una sorpresa: Montorio Alvomano, sede prescelta per il ritiro, non Torricella. Ci sono delle motivazioni particolari? Ma era un segnale di ringraziamento, anche se poi alla fine sono sempre gentilissimi con noi, quindi l'ennesimo piacere che il comune di Montorio, e con l'occasione, oltre a tutta l'amministrazione, ringrazio il sindaco altitonante, persona veramente garbata, che crede nel calcio, diciamo, di ogni dove, quindi nello sport, c'ha dei valori concreti, e quindi era rimasto un pochettino male, perché io non conoscendo la storia dello scorso anno un pochettino non ne avevamo parlato, ho subito recuperato, insomma, con enorme piacere mi prego Montorio a sostenere questa preparazione, con la speranza che ci porti fortuna come è stato lo scorso anno.